Oggi parleremo di come trasformare le credenze limitanti. Benvenute e benvenuti nel tutorial numero 12 sulla serie dell'amor proprio. Ovviamente descriveremo come sapere se si sono attivate delle credenze limitanti. Perché, al contrario di come molti sostengono, non è possibile eliminare le credenze limitanti. Cosa fare per invece trasformarle e lavorare in modo positivo su noi stessi? Ovviamente analizzeremo anche l'esercizio pratico che è stato dato e oggi si conclude nei quattro tutorial precedenti. E cercheremo di capire quale figura interiore bisogna sviluppare per evitare di ricadere nel nostro passato. Io sono Enrico Fonte, sono un terapeuta, un trainer e un coach. Mi occupo di dolori psicosomatici, crisi emozionali e crescita personale. Questi tutorial sono pensati per i nostri clienti della terapia a Berlino o del online coaching e se non dovessi essere nessuno dei due, ma è semplicemente interessato o interessata nella crescita personale o nell'autoriflessione, ti chiediamo se magari hai voglia di aiutarci con una donazione. Il link lo trovi per PayPal perché questi video sono dei costi per noi. Non dovessi avere soldi, ma sei comunque interessato o interessato, nessun problema. Puoi semplicemente aiutarci likeando il video, condividendolo sui social network, abbonando al canale. Questi video fanno parte di una serie. Per una maggiore comprensione, ti consigliamo di vederli dalla playlist, dal numero 0 o 1, e di fare gli esercizi che troverai sul sito web www.bodymindtherapy.de perché sono progressivi. Vuoi ricevere questi video per email? Vai sul nostro sito web, abbona la newsletter, ogni 2 settimane riceverai un'email con il link per i video. Andiamo al sodo. Quindi attraverso l'esercizio pratico che troverai sul sito web, abbiamo visto da quali sono le nostre credenze limitanti. La domanda è adesso come facciamo a sapere quando si attivano nella nostra vita? E la risposta è attraverso l'autosservazione dei nostri sentimenti. Quando ci troviamo di fronte all'attivazione di una legge interiore che abbiamo appreso nel passato, abbiamo anche una reazione. Queste reazioni sono quelle che io definisco i 5 cattivi consiglieri e sono 5 emozioni: paura, tristezza, rabbia, vergogna e colpa. Cosa succede? Queste leggi interiori vengono attivate attraverso quelle che nella body mind chiamiamo le parti interiori come il padre cattivo, la madre cattiva o il giudice interiore, quindi quelle parti che ci accusano, quelle parti che ci feriscono. La reazione dei nostri bambini interiori sarà una di queste 5 che abbiamo elencato prima. Abbiamo a questo punto sentito che una credenza si è attivata. La domanda è adesso come agire con questa credenza una volta che abbiamo sentito che è attivata. A questo punto dobbiamo fare ricorso a un'altra parte, che è quella che nella body mind chiamiamo il maestro interiore, cioè chiediamo a noi stessi se in effetti è vero quello che stiamo pensando. E ovviamente non lo andiamo a chiedere al nostro bambino interiore che è totalmente identificato con quella cosa, ma lo andiamo a chiedere a una parte interiore che, se tutto va bene, è stata sviluppata durante questo training e attraverso anche questi tutorial, per esempio la madre interiore o il padre interiore. E gli andiamo a chiedere: è vero che se il mio compagno o la mia compagna mi lascia morirò? Ovviamente il bambino interiore ti dirà sì,
perché è un bambino e pensa di perdere la mamma. La parte interiore razionalizzerà se tutto va bene e ci ragionerà su e ti dirà: no, questo non è possibile. È vero che se faccio un errore al lavoro sono morto. Il bambino interiore ti dirà sì, perché avrà magari paura della punizione ricevuta da bambino o da bambina. La parte adulta ti dirà ovviamente no. Quindi già con questa domanda, è vero quello che penso? Riesci a un attimino distanziarti da quella che è la credenza limitante. Ora, come fare a capire se questa è una credenza limitante o una realtà? Abbiamo visto nei tutorial precedenti che, per esempio, abbiamo bisogno del critico interiore, abbiamo bisogno del giudice interiore, se preferisci chiamarlo così, proprio per non sfociare nella sociopatia, nel narcisismo, nel sadismo. Abbiamo bisogno di questi limiti. E propriamente quella è la domanda. Quindi, se da un lato abbiamo chiesto, ci siamo chiesti da un punto di vista mentale, cognitivo e razionale se questa credenza è vera. Adesso cerchiamo un reality check, di vedere nella realtà quali sono le conseguenze di questa cosa. Anche lì le domande sono molto semplici. Le domande sono: mi faccio del male quando faccio questa cosa o penso questa cosa o dico questa cosa? Faccio del male a qualcuno quando penso, faccio o dico questa cosa? Faccio del male all'ambiente quando penso, faccio o dico questa cosa? Insulto me stesso o me stessa quando faccio questa cosa, penso, dico questa cosa? Insulto qualcun altro quando faccio, penso, dico questa cosa? A questo punto vedrai che le conseguenze di queste risposte hanno degli effetti reali nella vita. Se hanno degli effetti reali, è normalmente una credenza o un mix di parte immaginativa ma anche parte reale, a quel punto devi porre rimedio. Cosa vuol dire porre rimedio? Prendere la responsabilità delle tue azioni, parole o pensieri e cercare di riparare. Vediamo un po' perché non si possono eliminare adesso le nostre credenze limitanti o leggi interiori. Le nostre leggi interiori sono leggi che abbiamo imparato da bambini, dal nostro ambiente, dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, dal nostro gruppo di riferimento e quindi fanno parte della nostra storia. Capirai che è illusorio cercare di cambiare la nostra storia. Quello che è avvenuto e quello che abbiamo imparato è così. Anche lì, cose del tipo cambiare le credenze limitanti in credenze positive è una cosa che a mio avviso è sciocca, è illusoria, fa parte di quel modo di pensare che si chiama pensiero magico, che è proprio del bambino. Ti faccio un esempio: gli uomini sono tutti stronzi. Ribaltare questa credenza limitante negli uomini sono tutti buoni e carini è una sciocchezza, ovviamente non è vera l'una e non è vera l'altra e non ti porterà da nessuna parte, anzi ti porterà a crearti dei problemi nelle relazioni sia l'una che l'altra. Quindi il contrario di una credenza limitante è un pensiero adulto che pondera, distingue e si adatta, flessibile alle situazioni e non un altro sistema rigido. Stavolta, se in ottimismo, se è stato in pessimismo, o in pessimismo, se è stato in ottimismo, ma un sano realismo. Vediamo cosa succede adesso da un punto di vista trasformativo. Quindi, questo video fa parte degli ultimi quattro. Gli ultimi quattro esercizi erano dati, li trovi ovviamente online nel sito web, sulla ricerca da un punto di vista razionale delle proprie credenze. Quando abbiamo detto quando una credenza si attiva, abbiamo un processo interiore, lo perdiamo e abbiamo una colpa. Questa colpa attiverà tutte e cinque i sentimenti che abbiamo parlato all'inizio. Se stiamo parlando di una credenza limitante, a questo punto abbiamo che questi cinque sentimenti
sono dei nostri bambini interiori. E come hai visto nei video precedenti, abbiamo bisogno di una parte adulta interna capace di aiutare la trasformazione di questi sentimenti. Alla tristezza che sentiamo, attiveremo un processo che noi chiamiamo della madre interiore, quindi di autoempatia. Alla paura che noi sentiamo, attiveremo il nostro padre interiore che ci dice vai attraverso la paura, quindi il coraggio. Attraverso la rabbia sentiamo, attiveremo ancora la voce del maestro interiore che ci dice se quel bisogno di giustizia o quella giustizia o ingiustizia che noi sentiamo sia reale e quindi come comportarci. Questo ci può motivare ad agire nel cambiamento o del nostro atteggiamento o dell'atteggiamento altrui, che è sacrosanto. Come abbiamo visto nel video precedente sull'ego, quando ci troviamo di fronte alla vergogna, la domanda poi sarà se questa vergogna è reale e quindi prendiamo responsabilità di aver mancato gli obiettivi che ci siamo preposti e quindi attiviamo un meccanismo di motivazione per essere di nuovo fieri di noi stessi. Il meccanismo della colpa l'ho spiegato poco fa. Se la colpa è irreale, l'abbiamo visto, non è vera e la storia finisce lì, ce la dobbiamo tenere a mente, dobbiamo richiamare il nostro maestro interiore ogni qualvolta questa situazione si ripete. Se la colpa è reale, noi trasformiamo il senso di colpa in responsabilità e facciamo qualcosa per recuperare sia e per riparare sia per noi stessi che con gli altri attivamente nel mondo. In questi cinque modi stai andando attraverso un cambiamento reale sia dal punto di vista cognitivo, cioè mentale, sia da un punto di vista della realtà. Ora, capirei che non esistono cose come queste leggi scompaiono improvvisamente, esistono solo due modi per cambiare le nostre credenze. Uno è l'esperienza, quindi fare esperienza di questo processo e cambiarne il risultato. Secondo è la ripetizione. Queste credenze sono dei processi neuronali, sono dei processi che hanno a che fare con il nostro sistema limbico, con la nostra neocorteccia. Hanno bisogno di ripetizioni, devi aprire una nuova strada dove quella delle tue credenze sarà sempre la più veloce. Quindi non puoi eliminare, ma puoi imparare ad allenarti a reagire in un altro modo e a non essere reattivo nei confronti delle tue credenze limitanti, ma ad essere attivo. Per questo, già essere consapevole di quali sono le tue credenze limitanti di base, come facciamo nei quattro esercizi dei video precedenti, potrà aiutarti, insieme all'autoconsapevolezza dei tuoi sentimenti e al dialogo interiore che spero avrai imparato nel corso di questi tutorial, a reagire, o meglio, a agire in modo adulto e non reagire in modo bambino. Animalesco. Io ti ringrazio, magari hai già provato a cambiare le tue credenze limitanti, scrivici le tue impressioni, se hai fatto questi esercizi, prova, facci sapere com'è andata. Ogni due settimane di sabato uscirà un nuovo tutorial, per favore supportaci attraverso, se vuoi, la donazione, ma anche semplicemente un like o l'abbonamento del canale. Io ti ringrazio da Berlino. Namaste.